Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ben ritrovati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Sempre forza Milan, ragazzi. Oggi video per analizzare i profili che il Milan sta tenendo in considerazione per il post Kier. Ma prima di cominciare, ragazzi, gentilmente vi ricordo di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere le notifiche di quando escono i nuovi video. In descrizione qui sotto tutti i link dei profili social di Milan Inside e il mio personale di Instagram, se volete seguirmi e avere tutte le notizie relative al Milan. E vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com con tutto ciò che riguarda il fantastico mondo rossonero, interviste, pre post partita, notizie di mercato e tanto tanto altro. Allora ragazzi, come ben sapete, purtroppo mercoledì durante Genoa-Milan Kier è rimasto coinvolto nemmeno in uno scontro, è rimasto coinvolto purtroppo in una situazione di gioco che l'ha portato a subire un infortunio. Infortunio che purtroppo non sembra essere leggero, che potrebbe tenere lontano dai campi Kier per un bel po' di tempo. La notizia uscita ieri del fatto che si dovrà operare oggi in artroscopia ci consente di tenere ancora una piccola speranza che sia meno grave del previsto. Ma tant'è, la dirigenza è una grossa perdita, ragazzi, parliamoci chiaro. È come se il Napoli, che ne so, perdesse Koulibaly per 5-6 mesi, è come se l'Inter perdesse De Vrij o Skriniar per 5-6 mesi, è come se la Juve perdesse Bonucci o Chiellini per tutto quel tempo. Non sono ancora ufficiali i tempi di recupero, però vedremo. Il fatto che si debba intervenire in artroscopia, ripeto, e che non si debba fare un'operazione, per così dire, standard, solita, quando è questo tipo di infortuni, ci può permettere di sperare ancora un attimino. A tant'è, la dirigenza non si vuole far trovare impreparata, sta vagliando delle ipotesi, sta valutando dei profili per rinforzarsi o meglio per correre ai ripari, perché purtroppo non puoi affrontare tutto il resto della stagione, a maggior ragione se mercoledì prossimo dovesse andare tutto bene e continuare la corsa, il percorso in Champions. Non si può continuare con solo Romagnoli, Tomori e Gabbia, due su tre dei quali si sono dimostrati, come dire, non all'altezza, mettiamola così. I profili sono tanti, qualcuno un po' più probabile, qualcuno no, premettendo sempre che Milan ha, per così dire, il vizio di spesso andare a prendere qualcuno che non ti aspetti, quindi potrebbe tranquillamente capitare che compri qualcuno fuori da questa lista, questo è chiaro. C'è da capire il modo di pensare, nel senso della diligenza, perché contestualmente e insieme al discorso Kier c'è anche la situazione Romagnoli da tenere un attimino in considerazione. Questo perché, semplicemente perché, se poi Romagnoli alla fine non si trova la quadra e se ne andrà, ti ritrovi praticamente in un certo senso a giugno con un difensore che recupera da un lungo infortunio e uno che se n'è andato, ti ritroveresti solo con Tomori. È vero che poi c'è la finestra estiva, però non ti puoi far cogliere impreparato, devi correre ai ripari prima. Ed ecco motivo per cui Milan starebbe pensando,
sta pensando in due vie: o un difensore pronto all'uso da qui a giugno, questo se rimane Romagnoli e poi recupera anche Kjær, o altrimenti prenderne uno forte a gennaio e tutelarsi per qualsiasi evenienza. Natante, andiamo al succo del video, andiamo ai nomi. E il primo nome che si sta facendo, ma questo sinceramente non mi sento di dargli credito più di tanto, è quello di un ritorno, la possibilità di un ritorno di Caldara, che da noi praticamente non ha mai giocato, al Venezia invece si è ripreso, sta giocando anche discretamente bene. In Venezia l'aveva preso in prestito con un diritto di riscatto fissato a 4 milioni, ma non credo sia un'ipotesi percorribile, altrimenti ci avrebbero puntato già da inizio stagione. Quindi scarterei sinceramente l'ipotesi Caldara. Un nome già un po' più possibile per certi aspetti e anche per eventuali trame, trattative di mercato, è quello di Gleison Bremer del Torino, difensore del 97. Il Torino ne fa una valutazione di circa 25 milioni. Credo sia sicuramente più probabile rispetto a Caldara, anche se il suo nome potrebbe essere più ipotizzabile per il mercato estivo. È difficile che il Torino si privi di un giocatore così fondamentale già a gennaio. A meno che poi non si apra un discorso su Pobega, ma non credo, o più probabilmente su Krunic. E allora, un altro nome, sempre del campionato italiano, già visualizzato, trattato in passato, è quello di Milenkovic, il cui valore sia per diciamo, l'avvicinarsi alla scadenza del contratto, sia perché nel frattempo le prestazioni non sono state granché, è quello di Milenkovic, che allo stato attuale ha una clausola di circa 15 milioni, sempre 97, potrebbe essere un profilo interessante. Ultimo nome in ambito campionato italiano è quello di Luis Felipe della Lazio, che ha il contratto in scadenza addirittura a giugno 2022, potrebbe arrivare per un prezzo molto minore. Però sinceramente non ci credo più di tanto, vedo un po' più probabile Milenkovic o Bremer rispetto a Luis Felipe. Poi ci sono le situazioni quelle estere, nello specifico tre nomi, che sono Benoît Badiachil del Monaco, che però ha una valutazione alta, Transfermarkt ne fa una valutazione di 28 milioni, Monaco ne chiede 30. Classe 2001, veramente molto interessante, però è difficile obiettivamente. Difficile perché sul ragazzo già ci sono parecchi interessamenti, in 2001 così è difficile trovarlo in giro. Un pochettino più probabile potrebbe essere il nome di Yerry Mina, classe 94 dell'Everton, non sta giocando tantissimo nella squadra inglese, potrebbe arrivare anche in prestito. Anche in passato è stato visualizzato più e più volte dal Milan, valutazione Transfermarkt di 20 milioni, potrebbe essere un nome, una pista più percorribile. Ultimo nome europeo, probabilmente sconosciuto alla maggior parte della gente, è Omer Hagic, difensore centrale classe 2002 dello Zurigo. La squadra svizzera ne fa un valore, richiede 12 milioni, il suo valore su Transfermarkt è circa 8. 2002, titolare fisso della squadra svizzera, ha cominciato ad esordire anche in nazionale maggiore. Capite bene che per un 2002 parliamo di un profilo fuori dal comune. Sinceramente, se dovessi fare una classifica delle probabilità, ci metto in cima Yerry Mina. Ci metto in cima Yerry Mina, a seguire forse ci metterei Milenkovic, questi sono i due più probabili. Ripeto, senza dimenticare che Milan spesso tende a comprare qualcuno che non è stato mai citato
o che non è mai uscito pubblicamente. Detto questo, facciamo il nostro in bocca al lupo a Simon, nella speranza che magari sia stato solo un brutto spavento e ce la caviamo magari con un mesetto. La vedo difficile, bisogna essere anche realisti. In bocca al lupo per il nostro principe azzurro. Rimanete sintonizzati sui canali di Milan Live, di Milan Inside, perché ci saranno aggiornamenti continui. Io vi saluto, vi ringrazio, ricordatevi gentilmente il like, iscrivetevi, campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale e il sito internet www.acmilaninside.com. Ciao ragazzi e sempre forza Milan.